E con un buongiorno così, vedete, io vi dico la ricetta del giorno. Buongiorno a tutti da Tiziana Malimpasta con la mia Pepa adorata. Che facciamo oggi? Facciamo il liquore alla Nutella. Quanto è buono! Io lo sto facendo ora per l'invernata, ma non sappiamo se arriva l'invernata, questo è sicuro. Allora, guardate tutti gli ingredienti. Allora, qua abbiamo 500 g di Nutella, mezzo litro di panna fresca liquida, mezzo litro di latte intero, 270 grammi di alcol a 95 gradi puro. Allora, molto molto facile questa ricetta. La prima cosa che dobbiamo fare, andiamo a versare il latte nella pentola. Ora versiamo la panna e adesso andiamo sulla nostra cucina. Ho acceso il fornello e adesso facciamo riscaldare i due composti, ovvero latte e panna. A questo punto versiamo la Nutella, mescoliamo per bene affinché si sciolga bene la Nutella. Come vedete la Nutella si è sciolta per bene, il composto è diventato bello omogeneo, adesso aspettiamo il bollore. Mescolando di tanto in tanto non c'è bisogno di mescolare sempre, quindi aspettiamo il bollore. E ora che bolle andiamo a spegnere. Diamo un'ultima mescolata e aspettiamo il completo raffreddamento. Mi raccomando, deve essere bello freddo freddo perché dobbiamo unire il composto all'alcol. E una volta che il nostro composto, guardate, si è raffreddato completamente, noi andiamo a mescolare con l'alcol. Mescoliamo per bene. E ora, per evitare qualche grumetto, andiamo a filtrare in un'altra ciotola con un colino. Mescoliamo nuovamente e andiamo ad imbottigliare. E a questo punto possiamo anche imbottigliare. Allora, avete visto? Abbiamo fatto 1,5 litri di liquore alla Nutella. Allora, naturalmente questo liquore adesso andrà in dispensa. Sì, la Lorena ha passato la telecamera proprio sulla Nutella perché, come sapete, adora la Nutella. Dicevo, questo liquore alla Nutella lo mettiamo in dispensa o in frigo almeno per un mese. Mantenetevi forti a non assaggiarlo perché si degusterà al meglio tra un mese. Perché? Perché non si sentirà molto l'alcol, si farà un po' più denso, giustamente. Diventerà proprio come deve essere. Il liquore ci vuole, ha bisogno del suo tempo. Io naturalmente l'assaggio lo faccio, lo devo fare per forza, ma che sacrificio che mi tocca fare. Va bene? Io brindo alla salute di tutti noi, della nostra grande famiglia. Mamma mia, Lorena. Si sente la Nutella, Lorena. Allora, io niente, credo di aver detto tutto. Mi raccomando, una volta aperto, può stare tranquillamente in frigo, può stare in dispensa dove volete perché tanto c'è alcol. Quindi, come tutti i liquori, mantiene anche questo. Con questo, io vi saluto e mi raccomando, Siate felici. sempre un augurio per una buonissima giornata come tutte. Grazie a tutti di cuore, da Tiziana Manipasta, alla prossima!